questa sala meravigliosa è il Cinemacello. Sono 36 posti, è una sala cinematografica che è stata creata dal niente e questo è il dato, secondo me, impressionante, nel senso che una cosa è riaprire una sala cinematografica chiusa e una cosa è aprirla dal nulla. Aprire una sala cinematografica è, secondo me, un atto rivoluzionario, perché il cinema e tutte le arti visive non si possono vedere da soli, vanno viste collettivamente, perché collettivamente cambia il senso della visione. Allora l'idea che qualcuno possa pensare di trovarsi insieme ad altri e vedere non da soli col proprio televisore un film, un documentario, una qualsiasi produzione cinematografica o anche televisiva è, secondo me, un atto oggi rivoluzionario. Ultimo posto, biglietti cellulari, grazie. Questa sala inizia a vivere con dei film indipendenti, con una programmazione che è ancora in divenire. Comincia una vera e propria programmazione che per il momento è stata, come dire, determinata solo per i primi giorni, perché l'obiettivo di questa sala è anche quello di essere aperta a delle proposte, a dei suggerimenti. Non è Macao da sola che decide la programmazione, ma l'incontro che faremo il 3 marzo servirà esattamente a stabilire chi e come vorrà aiutarci nella programmazione della sala. Questo mi sembra un altro aspetto interessante. Questa sala è uno spazio aperto che noi speriamo venga riempito dai vostri contenuti e dalle vostre proposte. Questa sala deve entrare a far parte di una rete nazionale, non solo milanese, di spazi di produzione di cultura che sono presenti sul territorio e che si stanno sempre più ampliando, non solo a Milano. All'interno di questa rete, solo all'interno di questa rete, lo spazio Cinemacello potrà avere una sua ragione di esistere.